si sono accesi. È aperta. È fuori posto. È come se qualcuno stesse spostando le cose. Ciao, tesoro. Non rientro per cena. Non mi erano più servite. Ehi, c'è qualcuno? Volevo partire. Ne è valsa la pena. Ritardo nella adeguatezza. Astra ha trovato un modo di... Octo, mi ricordo di te.
l'ho mai vista prima. Imperdonabile ritardo. Chiara inadeguatezza. Per chi è? Thank you.
posso fare.
sperimentato strani incontri psicologici con entità che potrei descrivere come echi visivi delle mie morti passate. All'inizio li evitavo, ma ero curiosa. Se li seguo, mi conducono a un cadavere. Ormai non mi fa alcun effetto. È una scelta calcolata. Per recuperare l'equipaggiamento o vendicarli.
superiore. Un'altra xenotecnologia da un cadavere. Le scansioni riconfermano che è in grado di potenziare la tuta. Risulta compatibile. Integrazione sistemi completa. Avvio subito il collaudo. Test completato. Sembra progettato per coprire ampie distanze. La tuta non è compromessa. Giunto un altro teletrasporto. Non so dove andare. Il portale di teletrasporto del deserto mi ha portato nella cittadella, oltre la muraglia della foresta. La pallida ombra è quasi a portata. Le scansioni posizionano l'origine della trasmissione presso la torre della cittadella.
Ho incontrato macchine ostili. Automi indipendenti. Sta per finire. L'origine della pallida ombra è qui. Presto capirò perché e seppellirò nel passato questi orribili ricordi. Ma quanta desolazione. Questa è la loro città. Non restano che cadaveri e macchine distrutte. Procedo verso la torre di trasmissione.
Dietro le pietre emergono arterie meccaniche, strutturalmente simili alle sentinelle robotiche. Se mi strappassi l'epidermide, che cosa troverei all'interno? Disgustoso. Spero di non fare mai la sua fine.
altri fabbricatori. Su questo pianeta tutto sembra interconnesso.